Valentino Bravi, CEO di TAS. Sono maturi i tempi per la rivoluzione digitale della business community? Che cosa manca ancora? Ah sì, a mio avviso i tempi sono decisamente maturi. Sicuramente il cambiamento oggi è guidato dalla tecnologia, come vediamo in parecchi settori, dall'industria 4.0 al mondo che ci è più vicino, quello dei pagamenti. I cambiamenti sono, l'innovazione sta guidando in maniera veramente molto veloce l'evoluzione del mercato. In particolare sui pagamenti, a mio avviso stiamo vivendo probabilmente il più grande cambiamento guidato appunto dall'innovazione digitale degli ultimi 30 anni. Il modo di pagare, il modo di portare, diciamo, l'utilizzo del pagamento elettronico a tutta la popolazione, non soltanto, quindi con anche una battendo le barriere del digital divide, perché comunque oggi il pagamento elettronico lo trovi probabilmente, il mobile payment lo trovi di più in paesi tipo il Kenya o in Centrafrica che in paesi magari dell'Europa. Perché? Perché avevano meno barriere tecnologiche legate al progresso e quindi hanno saltato, come nella telefonia, alcune fasi. Io ritengo che il vero ostacolo, la vera barriera al cambiamento sia il cambiamento culturale di alcune generazioni, di cui io fra l'altro faccio parte, quindi posso parlare liberamente. Cioè, io penso che le nuove generazioni che sono nate in maniera quasi nativa, no? A parte il millennio, ma anche le generazioni successive che sono nate in maniera nativa, che dove hanno una normali, per loro normalità lavorare normale, non intervenire per fare un pagamento in banca, ma poi operare tranquillamente con un telefono, con un PC. Io penso che questo avvento delle nuove generazioni daranno una forte accelerazione al cambiamento. Quindi non ritengo che sia un problema di tecnologia, è sicuramente un problema culturale. In alcuni paesi, ovviamente, dove magari questo cambiamento culturale è già avvenuto, vediamo dei fenomeni molto interessanti, in altri ma ne sono un po' più arretrati, a prescindere dalla disponibilità della tecnologia e delle soluzioni applicative che sono fornite dai vari player del mercato. Grazie.